domani alle 16 nella chiesa di Stanghella l'addio ad Anita e Pamela, mamma e figlia morte annegate nel Gorzone. Grande l'incredulità nel paese dove le donne erano conosciute e amate. Il giallo della morte a New York di due giovani imprenditori della provincia di Rovigo, la polizia propende per intossicazione alimentare o overdose. Non credono a queste ipotesi le famiglie in Italia. Un tetto coperto da pannelli fotovoltaici non frena il caro energia, carceri, bolletta da 38.000 euro in un allevamento di galline ovaiole. Differenziate e gettate nella spazzatura le mascherine fornite dal commissario per l'emergenza Covid alla scuola di Borgo Ricco, il dirigente scolastico dice nessuno le voleva. Sopralluogo di provincia e comune di Padova nell'area PP1, la vendita sarà formalizzata ad agosto 2023, nel frattempo a settembre è prevista un'opera di pulizia dell'intera zona. Violenza contro gli animali a San Giorgio in Bosco, colpito alla testa con 3 proiettili un gatto, hanno sparato per ucciderlo, dice il proprietario, il consigliere provinciale Fabio Miotti. Telespettatori di Telenordest, buongiorno e ben ritrovati con il telegiornale di Padova. E dunque torniamo in primo piano alla tragedia di Stanghella, un rosario questa sera per ricordare Anita Bertazzo e Pamela Breseghello prima dei funerali che si terranno domani pomeriggio nella chiesa cittadina, e il paese resta ammutolito dal dolore. Adesso ci sarà un altro momento, venerdì alle ore 21 e poi sabato pomeriggio alle 16 il funerale qui in chiesa a Stanghella per tutte e due, per Pamela e anche per Anita. È Don Francesco Lucchini, parroco di Stanghella, ad annunciare il percorso che accompagnerà l'ultimo saluto ad Anita e Pamela, mamma e figlia che hanno perso la vita annegate nel Gorzone dopo che la loro auto era uscita di strada. Il paese della Bassa Padovana si interroga sul perché le due donne percorressero quella strada, un argine molto stretto che non è la via diretta a nessun luogo. Un mistero che verrà svelato dall'indagine dei carabinieri. Intanto si pensa al funerale delle due donne che domani verranno salutate insieme alla comunità di Stanghella e Solesino. Molte le persone attese nonostante il fine settimana ferragostano, tanto che si stanno allestendo altoparlanti anche fuori dalla chiesa per permettere a tutti di seguire la cerimonia. Dopo verranno accompagnate al cimitero di Solesino, dove verranno seppellite insieme, una vicino all'altra. In molti le conoscevano per la loro professione e per l'impegno attivo all'interno delle due comunità della Bassa Padovana. Negli ultimi anni Pamela accompagnava le due figlie di 6 e 9 anni alle attività che la parrocchia di Stanghella organizzava. Pamela insieme a Francesco e le sue bambine frequentavano la nostra parrocchia, anche se vivevano a Solesino, perché la vita di Pamela anche per il lavoro era qui a Stanghella, quindi è sempre stata fatta la scelta preferenziale per Stanghella, sia per le scuole come anche per la frequentazione della parrocchia. Ci spostiamo per un attimo in provincia di Rovigo con il dramma, la tragedia, l'angoscia a Rovigo per la morte dei due giovani imprenditori trovati senza vita in un appartamento di New York. La polizia propende per l'intossicazione alimentare o anche per l'overdose di droga, ma dalla provincia di Rovigo i familiari rigettano ogni ipotesi legata proprio alla sostanza stupefacente. Da New York a Rovigo, l'attesa di due famiglie nell'angoscia è legata a quanto emergerà con l'autopsia sui loro corpi. Per la polizia, secondo i media americani, si va dall'intossicazione alimentare fatale all'overdose. Al momento è esclusa l'ipotesi di una morte violenta per Alessio Picelli e Luca Nogaris, i due imprenditori di Rovigo, il cui sogno americano si è infranto tragicamente in un appartamento di Manhattan. I loro profili social negli ultimi tempi mostravano numerose immagini della Grande Mela, occasione d'oro per il lavoro. Il 39enne Nogaris, un matrimonio alle spalle e padre di 3 figli, era un artigiano esperto di edilizia e impianti, mentre il 48enne Picelli, originario di Villa Dose, era un arredatore di interni, contitolare di un negozio di arredo e design, che dal 2019 si spostava spesso negli States per lavoro tra Miami e New York. Erano stati raggiunti nella metropoli da un amico con il quale stavano studiando il progetto di ristrutturazione di una casa che era stato loro commissionato. L'ultimo viaggio, un mese fa, è stato proprio il collega, rincasando a tarda sera, a trovarli. Stando a quanto ricostruito dal New York Daily News, proprio nella camera gli agenti avrebbero rinvenuto vicino ai corpi alcuni accessori legati a sostanze stupefacenti. Ma saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause del decesso. 2 giorni fa il Consolato Generale dell'Italia a New York, in stretto raccordo con la Farnesina, ha fatto sapere che sta seguendo con grande attenzione il caso.
A Rovigo le famiglie distrutte rigettano con forza l'ipotesi dell'overdose. Per ora resta il dolore e restano quelle immagini infelici di due veneti che sognavano un'occasione che passa poche volte nella vita, ma che è terminata in un appartamento preso in affitto nella 29esima strada. Torniamo a Padova, nel Padovano, e torniamo a parlare di Caro Energia, che sta mettendo in ginocchio le aziende. Abbiamo visto il caso della pasticceria ieri a Padova. Oggi siamo a carcere all'interno di un allevamento di ovaioli, di galline ovaiole, dove è arrivata una bolletta, pensate, da 38.000 euro. Si trovano in diretta per noi Chiara Gagliani e Cristian Rocca Jender, proprio in questo allevamento. Ti vedo, Chiara, buongiorno. Nicola, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Rettifico, non 38 ma 39.295,10 centesimi di euro. Con noi c'è Michele Barbetta, ci troviamo all'interno dell'ufficio perché nello stabilimento di galline ovaiole del signor Barbetta non si può entrare se non ovviamente bardati per motivi igienico-sanitari, quindi vedrete tutte le immagini nel telegiornale di questa sera. Ringrazio Michele Barbetta, che è anche il presidente di Confagricoltura Padova. Che commento fare su questa bolletta in cui il prezzo del costo dell'energia è del 500% aumentato, cioè una cifra del 500%, se non sbaglio, una cifra spaventosa. Tra l'altro lei ha anche un tetto del suo stabilimento coperto da pannelli fotovoltaici. Sì, esatto. Purtroppo sapevamo che eravamo in una fase di crescente come prezzi di energia elettrica, nessuno si aspettava però di arrivare a prezzi del genere. Qui in mano ho due bollette elettriche, una di luglio 21 e una di luglio 22. Ripeto, siamo passati da io vi do un costo a kilowattora onnicomprensivo di tasse, trasporti e tutto quanto IVA. Siamo passati da un 0,20 del 2021 tondo a un 0,55 euro a kilowattora del 2022. Stesso mese, voglio dire, è improponibile, un aumento pazzesco che ci mette in estremamente in difficoltà. Ecco, facciamo vedere a favore di telecamera proprio le bollette. Questa che adesso il collega Cristian Rocca Jender inquadra è la bolletta del 2021, 14.859 euro. Questa è la bolletta di quest'anno relativa allo stesso periodo. Come potete vedere, ovviamente fare i conti con queste bollette significa fare i conti con un'azienda che rischia di essere al collasso quasi. È un'azienda che si trova sballati tutti i propri flussi di cassa, perché si era messo sì in preventivo un aumento anche importante e consistente della materia energia, però non sicuramente a questo punto. La cosa un po' folle che mi sento di dire è che questa azienda agricola ha un megawatt, che sono 1000 kilowattora installati, 999 per la precisione, sui tetti dei propri impianti, dei propri allevamenti. Si trova a vendere grosso modo la stessa energia che acquista, però dell'energia che io vado a vendere praticamente oggi il GSE mi paga nulla, perché darà lo 0,058 a kilowattora contro i 0,62 che questa azienda spende, o i 0,55 meglio che questa azienda spende. Questo trovo assurdo. Come pensate di far fronte a una situazione di questo genere? Tra l'altro, pensate i 280.000 animali, che poi appunto vi faremo vedere questa sera all'interno della sua azienda, erano di fatto appena tornati perché siete stati anche focolaio di influenza aviaria. L'azienda è stata colpita, come tutto pressoché la totalità di questo territorio della Bassa Padovana era stato colpito da influenza aviaria. Questa azienda era diventata focolaio nel 30 novembre del 21 e abbiamo rimesso dentro gli animali ai primi giugno 22, quindi siamo stati fermi. Ovviamente l'energia prodotta non è da gennaio, da dicembre dell'anno scorso fino a giugno di quest'anno, non l'abbiamo utilizzata, l'abbiamo venduta al 100% in rete. Adesso ci siamo trovati che con il decreto sostegni pubblicato dal governo, che è entrato a gennaio, che è entrato in vigore dal 1 febbraio 22 fino al 31 dicembre 22, ma sembra sarà anche prorogato, ci troviamo nella condizione che il GSE ci chiederà di restituire la quota parte, la grossa quota parte di energia che ci ha pagato, perché
ce l'ha pagata prima a prezzo di mercato, che era circa, eravamo arrivati a 35 centesimi, per portarla a 0,035. Io credo che questa è una beffa. Ecco, questa è una situazione paradossale, l'ennesima. Se non ci sono domande da carceri, ringrazio Michele Barbetta per essere stati con noi, restituisco la linea. Grazie a Chiara Gagliani e a Cristian Rocchiaiendo, ovviamente anche al tuo ospite. Andiamo avanti, a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, gli istituti, le scuole sono al lavoro. A Borgoricco il dirigente scolastico ha chiesto però ai bidelli di gettare nella spazzatura le mascherine fornite dalla struttura commissariale e mai volute dagli studenti e dalle famiglie. Ad agosto 2022 la nostra memoria, talvolta breve, ci impedisce di ricordare come avevamo trascorso l'estate 2021 con le vaccinazioni anti-Covid per i ragazzi dei 12 anni iniziate da poco e l'avvio di un anno scolastico con l'obbligo di mascherine in classe. Dalla struttura commissariale alle scuole per tutto lo scorso anno sono state fornite queste mascherine chirurgiche da subito al centro di numerose polemiche. A Borgoricco il dirigente dell'istituto comprensivo non ha mai obbligato studenti e docenti a ritirarle, con il risultato che si sono accumulate confezioni e confezioni di mascherine che occupano spazio che a ridosso di settembre adesso serve. Per questo, con un lavoro certosino di differenziazione, nei magazzini le mascherine sono finite in sacchi pronti per essere smaltiti, portati dai collaboratori scolastici nei cassonetti davanti alla scuola. I sacchi, 15, sono stati notati da un cittadino che ha avvisato il comune, che altro non ha fatto che riconsegnarle alla scuola per il corretto smaltimento. Raggiunto al telefono, il dirigente scolastico, che nei prossimi giorni incontrerà l'amministrazione comunale per dare conto di quanto accaduto, spiega: io sono qui per i ragazzi, sono loro il mio primo obiettivo, queste mascherine non le voleva nessuno, la nostra scuola era invasa e non ho avuto alternativa. Una busta con tre proiettili all'interno scoperta al centro meccanografico delle Poste di Padova, era diretta in Sardegna. Non è sfuggito ai controlli di sicurezza operativi all'interno del centro meccanografico delle Poste di Padova la busta con all'interno tre proiettili spedita da un cittadino di Ponte San Nicolò in Sardegna, in provincia di Oristano. Gli addetti del centro meccanografico hanno avvisato la polizia, che ha sequestrato il plico su disposizione della procura. Nessuno dei due soggetti, né emittente né destinatario, sono soggetti pubblici. Indagini sono in corso per capire di che tipo di proiettili si tratti e soprattutto delle motivazioni legate alla loro spedizione. Maxi sequestro di t-shirt della Guardia di Finanza di Padova. Scaffali e scaffali di t-shirt con immagini di noti personaggi TV o di brand italiani, tutte rigorosamente contraffatte. A questo si sono trovati davanti i baschi verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, che hanno sequestrato 8.620 capi in una ditta all'interno del centro ingrosso Cina in zona industriale. Un'operazione partita da una segnalazione arrivata da altri reparti del corpo. Tutte le t-shirt venivano vendute a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato. Il titolare della ditta individuale è stato denunciato. Paura nella serata di ieri in una pizzeria di via Gramsci a Cadoneghe, chiusa dopo l'intervento dei vigili del fuoco a causa di un principio di incendio. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 20 nell'area cucina, partite probabilmente da una pentola. I danni prodotti hanno costretto i vigili del fuoco a dichiarare inagibile il locale fino alla completa sistemazione del tutto. A San Giorgio in Bosco adesso, dove c'è sdegno per la vicenda denunciata dal consigliere provinciale Fabio Miotti, proprietario di un gatto al quale hanno sparato tre proiettili. Tocca anche qui il proiettile, che si vedrà poco, però per intenderci a questo posto. Ecco uno dei proiettili estratti dal gatto Bagigio, il micio, di Fabio Miotti, consigliere provinciale di Padova e consigliere comunale a San Giorgio in Bosco. Qualcuno gli ha sparato con la volontà di ucciderlo. Resta l'amarezza di un fatto molto grave che potrebbe ripetersi. È la prima volta che accade, a quanto risulti a me e anche ai vicini di casa, però la gravità del fatto porta certamente ad alzare l'attenzione. C'è qualcuno che si è divertito a sparare a un gatto che, insomma, avrà, non è certo tra i più vivaci, anzi, come vedete, è qui fermo, non si muove. Si sono divertiti a sparare, tra l'altro, in punti vitali, perché il primo era qui vicino alla spina dorsale, qui
sul collo e gli altri due erano proprio sul cranio. Probabilmente era anche fermo il gatto, perché per andare a colpirlo in tre punti così vicini, senza che si sia mosso, senza che si fosse spostato, probabilmente il gatto era in qualche modo bloccato e le conseguenze potevano essere certamente più gravi. Miotti esclude che sia stata un'azione intimidatoria nei suoi confronti per la sua attività politica, anche se si riserva qualche giorno per valutare se sporgere o meno denuncia. Io amo sperare sia la seconda delle due, cioè che qualcuno abbia colpito il gatto senza sapere di chi fosse, probabilmente perché aveva sconfinato di proprietà o perché aveva fatto qualcosa. Anche perché se qualcuno dovesse intimidire me, spero andrebbe ad intimidirmi direttamente, non prendendosela come un animale che nulla ha fatto e nulla c'entra con eventuali altre dinamiche. Quindi sono abbastanza convinto della seconda, anche perché se no mi sarei immediatamente recato ai carabinieri a segnalare il fatto, cosa che mi riservo comunque di fare nelle prossime ore qualora emergessero delle indiscrezioni, delle segnalazioni su chi potrebbe essere stato l'autore, e cosa che mi riservo di fare qualora anche la salute del gatto dovesse essere in qualche modo inficiata da questo episodio negativo. Miotti fa appello alla cittadinanza, se qualcuno ha visto parli, è il suo invito. Il sopralluogo di provincia è il comune di Padova, nell'area del PP1, l'area dove vivono senza fissa dimora, i senza fissa dimora tra rifiuti ed erbacce. Guardiamo. Piccoli bivacchi, tende e giacigli, cumuli di rifiuti e di erbacce. Si intravedeva dalle cancellate che circondano l'area PP1 a ridosso della stazione di Padova, ma la conferma l'ha data il sopralluogo organizzato dalla provincia di Padova con il comune e gli agenti di polizia locale della Polizia di Stato. Vi è la necessità di intervenire adesso in maniera anche rapida, in quanto la vegetazione ha coperto gran parte dell'area e questo rende più facile la penetrazione di persone e anche insomma, la collocazione, abbiamo visto, di numerose tende, di numerosi bivacchi dove le persone, si tratta sicuramente di persone disagiate, vivono qua durante la notte, ci sono molti materassi, c'è molta sporcizia, insomma abbiamo il dovere di intervenire anche per il decoro di questa parte della città. L'auspicio che abbiamo tutti è quello che vada in porto l'operazione che effettivamente sta andando avanti, perché questa è una zona che deve essere assolutamente riqualificata e credo che questo comparto che va dalla stazione fino ad arrivare al centro, quando il PP1 inizieranno i lavori o addirittura sarà completato, avremo una visione completamente diversa della nostra città. Dopo l'accordo siglato dalla provincia con la società lussemburghese Stonehill, che sta procedendo ai versamenti concordati in modo puntuale, entro agosto del 2023 l'area passerà nelle mani dei privati. Nel frattempo si provvederà a un'accurata opera di pulizia e sistemazione. Sarà programmata entro il mese di settembre un intervento di disboscamento intanto dell'area, di pulizia di tutti gli ingombranti, di tutte le sporcizie che qui ci sono, che qui vi regnano, e ridaremo alla città quest'area pulita e speriamo anche più controllata dalle incursioni e dagli ingressi delle persone. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.